Eccoci qui, dentro i camerini del Teatro Comunale, con un grandissimo, un gigante del teatro Un italiano, gigante, infatti non entro dalla porta. soprattutto per l'altezza. Fulvio Fazzarano è qui con Ciao, noi. Ciao. ciao, ciao. Sei un attore che non ha bisogno di presentazioni. Hai fatto Grazie. grandissimo teatro, ti abbiamo visto in altre parti televisive e il cinema, ma il teatro è il tuo amore. Beh, sì, innanzitutto è la mia attività principale e poi, insomma, è quello che amo di più fare. Cioè, certo, il cinema è bellissimo, la televisione un po' meno, però, insomma, alle volte anche in tv si può trovare qualcosa di buono. Però il teatro che ti devo dire? È la mia storia. Partecipi a questa pièce interpretando un ruolo che sembra marginale ma intenso. Ce ne parli? Guarda, Patrick, quando il regista Patrick Rossi Gastaldi, quando me ne parlò, fui subito attratto da questa cosa, perché mi disse: è piccolo il ruolo, però è meraviglioso. Mi ha detto così. Allora, io che non l'avevo ancora letto, devo dire che insomma, poi quando lo lessi, ero d'accordo con lui, perché cioè, non ci sono ruoli piccoli. Insomma, ci sono piccoli attori, come per citare, non è Non fa mia. parte te. E non fa parte di me, spero. No, mi è piaciuto molto, a parte gli scherzi, perché Canafani ha scritto questo personaggio per descrivere la condizione di chi resta, che è una condizione terribile. E mi è piaciuto il suo modo di scrivere, che a primo acchito può sembrare un modo descrittivo, un modo molto, come dire, quasi una situazione epica di scrittura, che è molto difficile di riportarla in una situazione naturalistica, in una situazione di verità. Però questa verità è una tragedia e come tale Patrick l'ha vissuta e l'ha diretta come fosse una tragedia greca quasi. Perché lo è, perché le tragedie nascono soprattutto dal fatto che sono irrisolvibili tragedie. Questa in particolare è una storia molto, molto dura e Canafani l'ha descritta e scritta in un modo, prima nel romanzo e poi successivamente nella trasposizione teatrale, in un modo che non può che essere una condizione epica di grande valore. L'attesa di questa pièce è altissima, infatti siamo molto curiosi di vederla e di vedere la realizzazione. Tu è la prima volta, se non sbaglio, che sei a Todi. Non sbagli, Ed è la prima volta che vengo a è la Todi prima volta che sei al e Todi mi Festival e la prima dispiace. volta che si vede a Todi. È la prima volta proprio che vengo a Todi e Quali sono le devo dire che è tue stato benissimo, è stato benissimo. sensazioni? Le mie sensazioni, come dire, siccome veniamo da Roma, arrivare a Todi è una sensazione talmente di pace che, insomma, mi danno fastidio solo le macchine nei vicoli, quelle si potrebbero evitare. Todi è magnifica, si sta benissimo, davvero. Non ti rubiamo altro tempo, ti ringraziamo per la disponibilità Ma grazie e ti aspettiamo in altre volte, visto che a voi. questa è la prima Bello, volta, abbiamo bello. bisogno di Certo, giganti sì. come te in questo. Rompo il ghiaccio, si Bisogna dice, vai. andare. Grazie ancora. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Ciao, grazie.